Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Peppe Vacca Collectibles, nuovo video oggi, quindi il secondo video della giornata, ma non potevo mancare a questo appuntamento con il secondo trailer di Deadpool e Wolverine. Vediamo se YouTube non me lo blocca, lo guardiamo insieme, ho appena attivato i sottotitoli in italiano con la traduzione automatica, vediamo un attimino cosa riusciamo a vedere e poi ne discutiamo insieme, magari a fine video vediamo frame per frame, vediamo un attimino cosa riusciamo a scorgere. E ovviamente, raga, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Questo non sarà un video analisi, ragazzi, ma semplicemente una reaction per poterne poi appunto parlare qui sotto. Detto questo, raga, andiamo subito col trailer. Ci siamo quasi, eh? Ecco Wolverine. Spettacolo. Scena stupenda. Eccolo senza maniche, finalmente, ragà. Sicuro copyright per la canzone, ragà. Figata. Ant-Man. Oh, ma quello è un portale di Strange. Bello, bello, bello. Spettacolo, raga. Fine. Allora, adesso lo guardiamo un attimino insieme. Che spettacolo. A me intanto vi posso dire che è piaciuto tanto. Ha aggiunto qualcosina a quello che era il primo trailer che abbiamo visto l'altra volta, abbiamo anche reagito insieme, che era questo che tra l'altro sta partendo. E si è visto Wolverine, si è visto, intanto lo rimettiamo, si è visto Wolverine, si è visto senza maniche, quindi rivediamo un attimino qualcosina insieme, raga. Allora, volevo vedere un attimo cosa c'era scritto nella canna. Scena stupenda, raga. Comunque il mood è sempre quello e io amo questa cosa, quindi Deadpool è sempre Deadpool ed è la parte che amo di più dei suoi film. Questa rottura della quarta parete, questo suo modo d'essere. A me Deadpool, raga, fa impazzire, quindi. Allora, c'è scritto: sorridi, wait for the flash. Aspetta il flash, giustamente. Allora, andiamo a vedere un attimino qualche dettaglio, raga. Poi vi chiedo, ovviamente, io non sono onnisciente in queste cose, quindi aiutatemi voi se avete colto qualcosa, qualche riferimento, qualcosa. Datemi
Io sono contento perché almeno lo guardiamo insieme, ne approfittiamo per parlarne un attimino. Questa era la scena che avevamo visto già nel primo trailer con questo logo enorme della Fox, ed è dove avviene il combattimento con Wolverine. Qui nel primo trailer, se non mi sbaglio, non l'avevamo visto, avevamo visto l'ombra su un Deadpool a terra, dove c'era anche, se non mi sbaglio, il fumetto lì vicino a lui di Secret Wars, un indizio probabilmente lasciato da Ryan Reynolds. E qui finalmente vediamo Deadpool. In questo caso ha le maniche lunghe, quindi la tuta completa. Ok, quindi ripercorriamo la storia di Wolverine, di questo Wolverine, perché più di una volta, anche nello scorso trailer, abbiamo visto come in realtà ci siano più Wolverine di vari universi, ovviamente. Questo ha deluso il suo intero mondo, ok. Qui avviene il combattimento, che è stupendo, guardate che spettacolo sta scena, raga. Flashback del terzo atto. Qui ovviamente ci siamo, lui, io. Questa scena anche bellissima. Vediamo per la prima volta Wolverine senza le maniche, se non mi sbaglio, la prima volta. Però ancora nemmeno in questo trailer abbiamo visto con la maschera, anche se erano trapelate delle immagini, se vi ricordate, di Hugh Jackman, appunto, nella versione Wolverine con la maschera indossata, che però ancora nel trailer non ce lo fanno vedere. Tu eri un X-Men, tu eri gli X-Men. Qui comincia la scena di combattimento, che è fighissima. Questo soggetto qui, correggetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere la dovrebbe avere a che fare col Doctor Strange, perché poi vediamo anche il portale alla fine e la vediamo combattere con Wolf anche in questo caso. Che cos'è questo qui? Guardate, si vede Ant-Man, Ant-Man praticamente morto, giusto? Ant-Man morto. E questo potrebbe essere Azazel. E qui guardate, qui vediamo appunto il cadavere di Ant-Man. Queste dovrebbero essere le braccia e il casco che si apre. Guardate un po', qui c'è il teschio di Ant-Man. Questo è ciò di cui sto parlando. Quindi probabilmente entreranno dentro Ant-Man. Mi fa pensare, c'è una rampa. Qui ovviamente il cane di Deadpool, bellissimo, altre scene di combattimento. E qui Wolverine fa pensare praticamente che ha ripreso quella che è la frase di Deadpool, quindi forse si andrà comunque alla fine a creare un legame fra i due, no? E qui entrambi, guardate che figata sta scena, che saltano nel portale. E dietro c'è la nube, raga, ditemi voi, credo sia Azazel, si chiama, si pronuncia Azazel, non lo so. E poi qui ovviamente con Blind Wall. Cioè, quindi ripetiamo che la data di uscita sarà luglio, 2000, sì, luglio 2024, il 26 luglio. E raga, io sinceramente non vedo l'ora. Ogni trailer, ogni teaser aggiunge sempre un qualcosa in più che non mi fa veramente vedere l'ora che esca sto film. Quindi fatemi sapere voi qui sotto che cosa ne pensate. E come al solito vi rinnovo, raga, visto che comunque questo canale tratta action doll, action figures. E ditemi che cosa vi aspettate da Deadpool, Deadpool e Wolverine, e anche appunto che quale action figures, quali doll, quali annunci anche da quel punto di vista vi aspettate.
E niente, io sono gasatissimo, non vedo l'ora che esca, ancora ci vogliono 3 mesi, maggio, giugno, luglio, 3 mesi. In questi 3 mesi sicuramente vedremo altri trailer, vedremo altre anticipazioni, vedremo altri personaggi che saranno introdotti e non vedo l'ora. Già abbiamo qualche tassello qua e là che piano piano si sta andando a comporre, stiamo andando a delineare quello che potrebbe essere appunto il film, che non vedo l'ora di vedere, raga. Detto questo, video abbastanza breve, fatemi sapere voi che cosa pensate di questo trailer, cosa vi emoziona, cosa vi aspettate dal film e da, ovviamente, quello come dicevo prima, dagli annunci anche di Doll e quant'altro. Ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!